Ecco, terminato il nostro spalle è stato vaporizzato, abbiamo nascosto tutti i fili. La lavorazione è molto semplice: è un rettangolo, poi vi darò durante il video tutte le indicazioni. È un semplice rettangolo con una chiusura un po' particolare, nel senso che l'ho fatta, di sbieco, poi. Uh, ho applicato questa bordura sempre lavorata ai ferri giusto per rifinirlo e per dargli un tocco un po' particolare, la stessa bordura l'ho applicata alle maniche, è un punto molto semplice. Anche questo, uh, il coprispalle dietro si presenta così volutamente, appunto per la chiusura per la cucitura fatta alle maniche viene con un bordo ben definito ma soprattutto con una piega all'interno questa è stata ecco vi faccio vedere letteralmente voluta appunto perché non mi piaceva che scendesse e si creasse quell'arriccio dietro invece così visto da dietro sembra un giacchino perfetto ben rifinito anche la manica si presenta come una manica normalissima perché non si nota la cucitura e giusto la rifinitura del bordo il filato è fantastico l'ho lavorato con i ferri numero 8 perché mi piaceva la morbidezza assoluta uh, ho deciso di non mettere nessuna uh, chiusura ma voi se mm, volete potete metterci uno spillone aggiungerci un, un bottone gioiello giusto come uh, rifinitura come particolare però lascio a voi questa volta la, la decisione uh, altra cosa che poi vi spiegherò durante il video io lascio una piega di 15 centimetri naturalmente mi raccomando la stessa larghezza dovrà essere lasciata al sotto perché lasciando questa la larghezza qui ci crea lo spazio appunto per per il busto spero che vi piaccia fatemi sapere ci vediamo al prossimo tutorial grazie per poter realizzare questo nuovo capo mi sono rivolta alla caria.store, un sito online dove trovate veramente un mondo di filati, anche particolari e non solo. Trovate tutto ciò che serve per poter lavorare. Io ho deciso di utilizzare il Real Alpaca della Mistrico. È un 40% lana vergine, 30% alpaca e 30% è una fibra acrilica. 50 grammi sono 100 metri. Può essere lavorato con i ferri o l'uncinetto del numero 4,5. e mezzo 5. Io, per renderlo appunto molto morbido, tipo nuvoletta, ho utilizzato i ferri del numero 8. Uh, questo filato, come vi dicevo, non solo uh, contiene lana vergine e alpaca e naturalmente la fibra acrilica, quindi questo gli, con, gli dà una morbidezza ed una resa veramente fantastica. Uh, quindi, uh, qualora voleste uh, acquistare sul sito di uh, lacaria.store basta inserire il nome del progetto per ricevere un gradito omaggio Adesso andiamo a vedere come realizzare questa nuvoletta morbida. Cosa andiamo a realizzare con questo fantastico filato? Ripeto ancora una volta il Real Alpaca della Mistrico Filati acquistato allo store di lacaria È fantastico, ragazze, veramente è venuto una nuvola quindi il progetto che ho voluto realizzare è un coprispalle è lavorato con il punto costa che ho utilizzato che è un multiplo di 4 poi lavorerò una bordura con i ferri che varrà a punta che si inizia con sette maglie il campione è lavorato con il real alpaca quindi con questo filato qui 32 maglie mi corrispondono a 20 centimetri e l'ho lavorato con i ferri del numero 8 quindi inizio il lavoro con 64 centimetri che mi corrispondono a 104 maglie quindi 64 centimetri perché questo è il verso del lavoro 64 centimetri quindi le 104 maglie e lavorerò in lunghezza per 114 cm per una taglia 46 48 90 cm per una 42 44 138 cm per una 48 50 naturalmente ripeto ancora una volta con questo filato con questo con questo tipo di grossezza del nostro filato poi più avanti vi spiegherò come uh, continuare il lavoro naturalmente potete sempre misurarlo la, la lunghezza dovrebbe andare dal, dal gomito a gomito in effetti naturalmente poi considerato che faremo un bordo uno scollo e, e quindi più o meno ho cercato approssimativamente di darvi delle misure cioè aumentando per le taglie diverse 24 uh, centimetri uh, quindi vediamo come proseguire vado a mettere uh, sul ferro quante maglie mi servono ricordandomi che è un multiplo di 4 quindi lasciando un po di filo ad un lato secondo le maglie vado a mettere le maglie sul ferro quindi cosa faccio giro il filo su se stesso inserisco il ferro e, e tiro l'estremità del filo adesso per mettere le maglie successive lo spiego per chi non abbia mai lavorato i ferri prendo il filo tra il pollice l'indice faccio questo movimento giro così inserisco il ferro passo il filo da Sopra al ferro faccio scendere il filo, ovvero la maglia che ho creato con l'indice e il pollice. E stringo le estremità nuovamente. Il filo sul pollice, sull'indice, giro in questo modo da creare un cerchio. Inserisco il ferro. Passo il filo sopra al ferro, faccio scendere il cerchio che ho creato e stringo leggermente le estremità. Ho inserito le maglie sul ferro per un multiplo di 4. Adesso procedo con la lavorazione. Allora, il primo ferro abbiamo detto devono essere 3 maglie a dritto, una maglia Rovescio quindi una due tre una maglia, rovescio filo sul ferro. Prendo la maglia da sotto il verso l'alto. Nuovamente filo sotto al ferro tre maglie. Dritto: una, due. tre una maglia al rovescio. Nuovamente, tre dritti. Uno, due, tre, un rovescio. Tre dritti, uno, due, tre, un rovescio e volto. Il lavoro, il secondo ferro abbiamo due maglie dritta, una maglia rovescio, una maglia dritta, quindi due maglie a dritto, una due, una maglia al rovescio. Una maglia dritta. Nuovamente due maglie dritte una due una maglia al rovescio una maglia dritta nuovamente due maglie dritte una maglia al rovescio una maglia dritta ripetiamo due dritti uno due un rovescio ed un dritto volto il lavoro e ripeto dal primo ferro quindi devo lavorare tre maglie dritte una due tre un rovescio ripeto una due tre un rovescio. nuovamente 3 maglie dritte 1 2 3 un rovescio 3 dritti 1 2 3 un rovescio volto il lavoro e ripeto il secondo ferro Due maglie a dritto, una due. Un rovescio, una maglia a dritto. Poi due maglie a dritto, una due. Un rovescio, una maglia a dritto. Ed ho effettuato il secondo gruppo di quattro maglie quindi nuovamente due maglie a dritta uno e due un rovescio un dritto effettuato altre quattro maglie ripetiamo una due dritte un rovescio ed un dritto e ripeto questa sequenza di questi due giri sino a raggiungere ho raggiunto la mia lunghezza adesso vado a chiudermi tutte le maglie quindi lavoro la prima maglia lavoro la seconda a cavallo la prima maglia sopra la seconda, lavoro la seguente maglia a cavallo la precedente sopra alla successiva, così sino a terminare tutte le maglie del ferro. Tolto il nostro rettangolo uh, dai ferri lo andiamo a sistemare sul piano in questo modo. Adesso, cosa facciamo? Prendiamo il centro e rimpieghiamo questa parte qui in questo modo sino a raggiungere l'estremità. Così, tenendo presente che dobbiamo lasciare libero. 14 15 centimetri quindi misurati i 15 centimetri misurati i nostri 15 centimetri che andiamo a lasciar liberi in questo modo facciamo in questo modo li manteniamo un attimo così e andiamo a posizionare la parte con l'estremità in questo modo adesso questa parte qui andremo a cucire così in questo modo in modo da creare l'apertura per il braccio ed effettuiamo una cucitura in questo modo ripeto prendiamo il centro della nostra striscia prendiamo una punta e la andiamo a posizionare sul lato lungo opposto tenendo presente che dobbiamo lasciar liberi 15 cm quindi facciamo una piega così la andiamo a posizionare sul lato dritto estremo e questa parte qui verrà cucita in questo modo così sovrapponiamo in questo modo avremo l'apertura per il braccio e la cucitura così vi faccio vedere come ho appuntato il lato estremo naturalmente qui continuiamo a rimpiegare questa è la parte libera che ho lasciato ed ho appuntato in questo modo naturalmente la cucitura dovrà essere perfetta qui ho solo appuntato quindi verrà in questo modo, questa parte qui libera e cuciamo. Il, diciamo il sottobraccio che poi verrà sul davanti, in questo modo, la parte che rimane libera del, del rettangolo opposto, in questo modo. Quindi, in effetti avremo un risultato così lasciando liberi i 15 centimetri posizioniamo in questo modo cuciamo così ed avremo questo risultato qui mi raccomando fate come me li impiegate già e poi adesso andiamo a creare una bordura che partirà come lunghezza da questa punta qui girerà tutto intorno sino all'altra punta. Lo stesso modello, cioè lo stesso disegno della bordura, la faremo anche per il giro manica. Quindi andiamo a vedere adesso come si lavora la nostra bordura. Ho sul mio ferro 7 maglie e adesso vado a lavorarle. Quindi, il primo ferro lo lavoreremo 3 maglie a dritto un gettato un accavallamento semplice che poi vi spiegherò man mano che lavoro come si effettua un gettato 2 maglie a dritto quindi abbiamo le nostre 7 maglie sul ferro adesso le andiamo a lavorare quindi dobbiamo lavorare 3 maglie a dritto allora lavoriamo le nostre prime 3 maglie a dritto inserisco il ferro attraverso la maglia da dietro sul davanti passo il filo sopra al ferro e mi estraggo la maglia quindi una due tre un gettato passo il filo sopra al ferro la maglia seguente non la lavoro la prendo e la faccio scivolare senza lavorarla sul ferro lavoro la seguente maglia sempre a dritta prendo la maglia che non ho lavorato la sollevo con il ferro e la faccio scivolare sopra la maglia lavorata un gettato filo sul ferro le ultime due maglie le lavoro a dritto 1 2 giriamo il ferro lavoriamo il secondo giro 6 maglie al rovescio 2 maglie a dritta quindi inserisco adesso il ferro come potete vedere sotto alla maglia verso l'alto passo il filo in questo modo sul ferro Ed estraggo la maglia quindi una due questo è il filo gettato lo lavoro come una maglia normale quindi al rovescio 3 4 l'altro gettato 5 6 le mie 6 maglie al rovescio passo il filo sotto al ferro perché dovrò lavorare i due dritti 1 e 2 prendiamo il ferro lo voltiamo e lavoriamo il terzo ferro 4 maglie a dritto un gettato un accavallamento semplice un gettato 2 maglie a dritta quindi 4 maglie a dritta una due tre quattro il gettato filo sul ferro prendo la maglia successiva la passo sul ferro senza lavorarla prendo la successiva maglia la lavoro a dritta Faccio scivolare la maglia non lavorata sospendendola con il ferro sopra la maglia seguente. Un gettato, due maglie a dritta, una e due. Voltiamo di nuovo il lavoro. Quarto ferro, 7 maglie al rovescio, due maglie a dritto. Quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette le ultime due maglie a dritto quindi scendo il filo sotto al ferro e lavoro le due maglie una e due voltiamo il lavoro e lavoriamo il quinto ferro 5 maglie a dritta un gettato un accavallamento semplice un gettato due maglie a dritto quindi una due 3 4 5 Un gettato, passo una maglia senza lavorarla sul ferro, lavoro la seguente, sollevo la maglia con il ferro e la faccio scivolare sulla maglia lavorata, un gettato, 2 maglie a dritto. una. 2 voltiamo il lavoro e lavoriamo otto maglie al rovescio due maglie a dritta quindi inseriamo il ferro una due tre quattro cinque 6, 7, 8 maglie al rovescio. Scendiamo il ferro e lavoriamo le ultime due a dritto. Settimo ferro, 6 maglie a dritta, un gettato, un accavallamento semplice, un gettato, due maglie a dritto. Quindi cambiamo i ferri lavoriamo sei maglia dritto quindi uno due tre quattro cinque sei un gettato passo la maglia su sul ferro opposto senza lavorarla lavoro la successiva sollevo la maglia non lavorata con il ferro e la faccio scivolare sulla maglia lavorata un gettato 2 maglie a dritto adesso dobbiamo lavorare 9 maglie al rovescio due maglie dritte l'ottavo ferro quindi adesso lavoriamo l'ottavo ferro 9 maglie al rovescio 2 maglie a dritto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 filo sotto al ferro le ultime due maglie a dritto 1 2 voltiamo il lavoro nono ferro 7 maglie a dritto un gettato un accavallamento semplice un gettato due maglie a dritto quindi una due tre quattro cinque 6 7 un gettato passo la maglia sul ferro senza lavorarla lavoro la successiva faccio scivolare la maglia non lavorata sopra la maglia lavorata in questo modo un gettato due maglie a dritto una e due adesso lavoriamo il decimo ferro 10 maglie al rovescio 2 maglie a dritto quindi una due tre quattro cinque 6, 7, 8, 9, 10, passo il filo sotto al ferro, lavoro le ultime due a dritto, volto il lavoro e lavoriamo l'undicesimo ferro. 8 maglie dritto, un gettato, un accavallamento semplice, un gettato, 2 maglie a dritto, quindi 1, 2, 3, 4, 5. 6 7 8 un gettato passiamo la maglia lavoriamo la successiva accavagliamo la maglia non lavorata sopra la maglia lavorata un gettato le ultime due maglie a dritto 1 e 2 Voltiamo il lavoro, lavoriamo 11 maglie al rovescio, due maglie a dritto, il dodicesimo ferro. Quindi una, due, tre, quattro. Cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici. Filo sotto al ferro, lavoriamo le ultime due a dritto. Adesso lavoriamo il tredicesimo ferro, 9 maglie a dritto, un gettato, un accavallamento semplice, un gettato, 2 maglie a dritto. Voltiamo il lavoro, lavoriamo 9 maglie a dritto, quindi una, due, tre, quattro. 5 6 7 8 9 un gettato, passiamo la maglia sul ferro senza lavorarla. Lavoriamo la successiva. Accavalliamo la maglia non lavorata su quella lavorata. Un gettato, 2 maglie a dritto. Voltiamo il lavoro, e lavoriamo, il quattordicesimo ferro, 12 maglie, al rovescio, 2 maglie, a dritto. Una, due. Tre, quattro, cinque, 6 7 8 9 10 11 12 filo sotto al ferro le ultime due a dritto una e due voltiamo il ferro il lavoro e andiamo a lavorare il quindicesimo ferro dieci maglie a dritto, un gettato, un accavallamento semplice, un gettato, due maglie a dritto, quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette 8, 9, 10 un gettato, passiamo la maglia senza lavorarla, lavoriamo la successiva, accavalliamo la maglia non lavorata sopra la maglia lavorata, un gettato, 2 maglie a dritto adesso lavoriamo il sedicesimo ferro dobbiamo chiudere le prime 8 maglie al rovescio poi lavoriamo le successive 5 maglie al rovescio e 2 maglie a dritto adesso dobbiamo chiudere 8 maglie quindi lavoro la prima maglia lavoro la seconda maglia al rovescio tenendo il filo un po' teso a cavallo la prima maglia lavorata sulla seconda in questo modo e chiudo. Inserisco il ferro faccio scivolare la maglia ed ho chiuso la prima maglia. Quindi una lavoro la successiva maglia. In questo modo e faccio la stessa cosa, prendo la maglia di dietro e la a cavallo sopra la successiva ed abbiamo effettuato due diminuzioni 3 4 5 6 7 Ho chiuso le prime 8 maglie adesso lavoro una prima maglia ce l'abbiamo già sul ferro mi vado a lavorare le successive 4 quindi 2 3 4 e 5 quindi abbiamo chiuso 8 maglie, 5 maglie al rovescio, filo sotto al ferro, lavoro le ultime due a dritto, voltiamo il lavoro e ci ritroviamo con le sette maglie iniziali sul ferro e dobbiamo riprendere dal primo ferro lavorando le tre maglie a dritto il gettato l'accavallamento semplice il gettato le due maglie a dritto così sino a lavorare alla lunghezza che più vi serve quindi ho terminato la misura della mia bordura infatti come potete vedere l'ho misurata da parte a parte tenendo presente del collo quindi molto più morbida e adesso vado a chiudere le maglie. le maglie, le chiudiamo sempre nel solito modo, come siamo abituati a farle, lavorando una maglia, lavorando la successiva e accavallandole in questo modo. Quindi lavoro la prima maglia, lavoro la seconda, a cavallo la prima maglia sulla seconda, così sino a terminare tutte le maglie. Come vi dicevo, la stessa bordura la faremo per il giro manica. Quindi questo è il nostro giro manica, andiamo a misurarla in questo modo, quindi avremo un 3-4 motivi al massimo. Così per farvi l'esempio. Quindi lavoriamo la bordura intorno a due davanti Dietro collo, lavoriamo la bordura per il andiamo a cucire la nostra bordura per poter cucire il bordo vicino al lato libero del nostro coprispalle. Possiamo farlo sia sul davanti, cioè sulla dritta. Perché, in effetti, mi raccomando, attenzione a quando lo posizionate inserendo. Il ferro, il lago, scusatemi, nella maglia prendendo così una, due. Tiriamo, poi andiamo sul lato opposto. Nuovamente prendiamo le maglie, andiamo sull'altro lato. E tiriamo in questo modo in modo da creare una cucitura invisibile oppure altro metodo è quello di lavorarlo cioè di cucirlo scusatemi sul rovescio quindi abbiamo posizionato il nostro bordo accanto alla parte del coprispalle lo Appoggiamo in questo modo, quindi lo svoltiamo e andiamo a cucire al rovescio. Per cucire al rovescio abbiamo lo stesso sistema. Inseriamo l'ago nelle prime maglie, solleviamo, andiamo al lato opposto, prendiamo le maglie. sto cercando di ecco di inquadrar meglio tiriamo andiamo sul lato del bordo prendiamo una due tiriamo andiamo sul lato opposto prendiamo una due e tiriamo e così procediamo per tutta la lunghezza poi naturalmente quando l'andremo a girare anche qui avremo una cucitura Invisibile. Quindi ripeto un attimo oh, le rifiniture, dobbiamo lavorare il bordo per che prende da una punta all'altra del nostro coprispalle, del bordo per rifinire la manica, nascondiamo tutti i, i fili, vaporizziamo e andiamo a vedere il risultato finale.